Bene, amici del Vivatti Tech Channel, cosa c'è all'interno della mia onnipresente cassetta degli attrezzi? Lo scopriamo in questo video. Ma ora, sigla! Bene, amici del Vivatti Tech Channel, eccoci qui per questo nuovo video, un video molto atteso che volevo portarvi veramente da molto tempo, a cui tengo particolarmente. Mi scuso già da ora se ci saranno delle piccole interruzioni o dei tagli all'interno del video, ma dovete sapere che sto registrando questo video con il mio Xiaomi 11T Pro in 4K, quindi risoluzione nativa 4K. Quindi vi invito, se avete una TV e quindi lo guardate sempre su uno schermo di una televisione 4K oppure sullo schermo di un PC e avete la banda larga, di guardarlo in questo formato. Infatti il video è registrato appunto in 4K. Soltanto che il mio cellulare mi permette di fare spezzoni soltanto di 10 minuti, appunto, di video in 4K, quindi ogni 10 minuti ci sarà un piccolo taglio. Ma ora bando alle ciance, passiamo al contenuto della mia cassetta degli attrezzi. Eccola qua, l'onnipresente cassetta degli attrezzi, tutta logata, come vedete, al bibatti. Partiamo ora dalla parte qua superiore di questi due scomparti. Infatti poi vi sarà la parte interna alta e la parte interna bassa. Partiamo quindi qui dalla parte superiore, andiamo ad aprire questo scomparto. Eccoci qua. Qua abbiamo dei morsetti, come voi vedete, eccoli qua, dei morsetti di una misura un po' grande, adesso non ricordo la misura precisa, ce ne sono di tutte le misure. Con questi per ora mi sono trovato sempre bene in quello che ho dovuto fare. Dei mammut, eccoli qua. Piccoli mammutini, intanto scusate, ma ogni tanto guardo l'ora proprio perché non posso registrare più di 10 minuti di video. Comunque, vi dicevo, quelli qua dei piccoli mammut. Qui abbiamo questa scatolina che conteneva dei chiodini che poi troveremo sull'altro lato, che sono quelli con la plastichina per appendere i quadri. Quindi, quei chiodini con la plastichina che col chiodo, diciamo, in plastica per appunto appendere i quadri. E qui abbiamo invece, sia qui, come voi vedete qua un po' sparsi, che qua all'interno abbiamo tutti i connettori per i cavi Ethernet. Quindi, se noi andiamo ad aprire questo scatolino. Ecco qui che sono presenti tutti i connettori per cavi Ethernet che ho usato anche per cablare l'impianto qui a casa e che sono veramente molto utili. Ne avevo presi in abbondanza, infatti me ne sono avanzati sia qui che all'interno anche dello scomparto, come voi vedete. Andiamo ora a richiudere il tutto e passiamo quindi all'altro scomparto. Apriamo l'altro scomparto, quindi nell'altro scomparto abbiamo invece queste due scatoline che per ora contengono delle viti, quindi come voi vedete vi faccio vedere anche qua ora. Eccole qua. Queste sono delle piccole viti per legno, ora vediamo se la telecamera mette a fuoco. Comunque ecco delle piccole viti per legno che io ho conservato qua in questo scatolino. Andiamo a richiuderlo. Apriamo quest'altro scatolino, invece qua vi sono sempre altre viti. Come voi vedete, anche qua questa è una vite per acciaio autofilettante, cioè che si inserisce direttamente nell'acciaio senza bisogno di andare a fare prima preventivamente un foro. Vedete infatti che la punta è molto, scusate, ve la sto facendo vedere ora, che la punta è appunto questo spazio per andare a autofilettarsi nel metallo. Quindi adesso andiamo a chiudere questo scomparto, anche questo. Qui invece abbiamo sulla destra appunto delle rondelle, come vedete di varie dimensioni, qua ho chiuso infatti, ci sono poi altre due viti che tengo qua all'interno, ma ci sono rondelle di varie dimensioni, voi vedete del 6 mm e del 5 mm, qui ne abbiamo 20, qui ne abbiamo 35, quindi appunto questo pacco di due rondelle che vi ho mostrato ora, e qui invece abbiamo i chiodini di cui vi parlavo prima, quindi quei chiodini che hanno appunto la punta, la coppa del chiodo in plastica e che servono per i quadri, quindi li abbiamo sia in questo formato. Quindi la classica scatoletta con lo strumento per tenere fermo il chiodo quando si va a battere, sia in quest'altro formato, sempre questo strumentino blu, ma appunto confezionati in altro modo. Quindi ecco che abbiamo esplorato, diciamo, tutto quello che c'è nella parte superiore della mia cassetta. Andiamo quindi ora alla parte interna. Andiamo quindi ad aprire, ecco qua che iniziamo la vera e propria disamina della mia cassetta degli attrezzi. Partiamo dal basso sulla destra, quindi abbiamo un metro, eccolo qua, un metro da 5 metri. Da 5 metri di quelli che hanno anche la calamita, quindi avendo anche la calamita qua, ad esempio, se dobbiamo misurare un qualcosa di metallico, si può agganciare la calamita e tirare direttamente il metro in questo modo. Quindi veramente molto comodo anche da questo punto di vista, questo tipo di metro. Eccolo qua, 5 metri con la lamina più resistente. Eccolo qua il mio metro, quindi andiamo a riporlo. Andiamo ora a prendere questo con super biadesivo, voi qua lo vedete in rosso, ma in realtà è trasparente, quindi ha la pellicola che si sgancia, che si stacca, scusate, da entrambe le parti, e questo è un biadesivo molto resistente con cui ho fatto dei lavori e con cui mi sono trovato sempre molto bene. Quindi è di piccolo formato, ma è veramente un biadesivo molto molto resistente. Abbiamo poi qua l'immancabile taglierino, eccolo qua. Quindi voi vedete appunto il taglierino, ve lo apro anche per mostrarvelo. Questo appunto niente di più che un semplice taglierino, ma che è utile sempre per aprire pacchi, per fare dei mestieri, eccetera, viene sempre appunto molto utile. Abbiamo poi qui dentro, conservato in questo sacchetto, tutte le brugole. Quindi abbiamo in particolare questa brugola a cui sono particolarmente affezionato perché è un metallo particolarmente duro che mi permette di andarlo ad utilizzare senza mai che si rompano, che si spanino, eccetera. Quindi ecco qua il mio portabrugole con tutte le brugole attaccate, con anche questa brugola invece separata. Andiamo quindi ora a riporle.
Ricordo quindi di un metallo molto resistente che permette di far sì che non si vadano a, appunto, rovinare. Abbiamo poi qua un pennarello indelebile rosso, che è sempre utile anche qui per fare dei lavori, per marcare ad esempio sul metallo, sul legno, sulla plastica. Quindi un pennarello indelebile rosso, vedete questo Edding 2000, molto comodo per fare i nostri lavori. Abbiamo poi questo strumento. Questo strumento è un tool che comporta, diciamo, nel suo interno sia il metro, come voi vedete qua, sia una livella bolla, quindi voi vedete la livella bolla lungo i due assi che vi sto mostrando ora, sia una piccola calcolatrice, questa è la calcolatrice, e qua invece vi è la parte della livella laser. Quindi premendo questo tasto, ora ve lo faccio vedere qui, vedete che si attiva appunto la livella laser. Scusate, ora ve la porto esatto in questa direzione, e voi vedete che si attiva appunto anche la funzione di livella laser. Quindi questa è una bolla, diciamo, poi anche la bolla più professionale nella stanza appunto degli attrezzi, o la bolla più professionale, ma questa è appunto una piccola bolla, avrei anche la possibilità di attaccarla con una calamita. Come voi vedete qua si può appendere, ad esempio attaccare un tavolo per andare a vedere nel centraggio, eccetera. Questa appunto, questa piccola bolla che fa anche da metro, anche da livella laser, anche da piccola calcolatrice su questo lato. Andiamo ora a vedere le cose qui in alto sulla destra. Qui abbiamo i miei due fedelissimi cacciaviti, guardateli qua che belli, a cui sono particolarmente affezionato, ovvero uno piatto e uno a stella, che supportano tensioni fino ai 1000 volt, quindi sono utili, utilizzabili anche per operare ad esempio su quadri in tensione, su impianto elettrico in cui sia presente tensione. Ovviamente vi lo sconsiglio, anzi vi vieto di farlo a casa, perché è una cosa che non si deve fare, ma si deve chiedere a un elettricista professionista. Ma questi comunque sono cacciaviti che uno delle officine e l'altro di quest'altra marca, che servono appunto per operare su quadri fino a 1000 volt. Infatti se vedete c'è anche scritto qui, se la telecamera mette a fuoco, esatto, 1000 volt, e così anche sull'altro cacciavite. Quindi i miei cacciaviti grossi, piatto e a croce sono appunto questi. Abbiamo poi questi altri cacciaviti, che sono altri due piccoli cacciaviti, sempre uno piatto e uno a croce. Con questi quattro cacciaviti io sono sempre riuscito a risolvere, diciamo, tutte le situazioni che incontravo, quindi non mi servono più di questi quattro cacciaviti. Ho visto gli altri, sono ovviamente da un'altra parte, ma non mi sono finora serviti. Io vi ricordo che qui c'è solo una piccola parte dei miei strumenti, tutti gli altri strumenti sono invece conservati appunto in un altro luogo, quindi io per ora mi limiterò al contenuto di questa cassetta, magari poi successivamente farò un video in cui vi mostro anche gli altri strumenti, anche se sono veramente tanti, quindi dubito di riuscire in un video solo. Ma bando alle ciance, togliamo anche questi cacciaviti. Passiamo a questo. Questo invece è un cacciavite a punta cerca fase, quindi quello che, tenendo premuto appunto col dito su questo contatto qua in cima, andando a cercare la fase, si illumina quando appunto trova la fase. Questa è una cosa che ormai diciamo non è più legale da utilizzare, infatti è anche abbastanza pericolosa, quindi anch'io di nuovo ve ne sconsiglio l'utilizzo, se non utilizzato da un elettricista professionista, anche perché ci sono tester che fanno la stessa cosa in maniera molto più sicura. Questo invece è ancora un po' pericoloso, proprio perché si andava appunto a chiudere un contatto col proprio pollice. Quindi cacciavite cerca fase. Le mie forbici dell'elettricista, queste sono, non sono le migliori che ho, ma sono le più antiche, quelle che mi hanno accompagnato durante tutti i miei lavori di fai da te, eccetera, durante questi anni, e che sono veramente delle officine anche queste, come il mio cacciavite che vi ho mostrato prima, e sono veramente affezionato. Infatti hanno anche già preso, se voi vedete qui in questa parte della lama, un cortocircuito, proprio perché per sbaglio sono andato a tagliare un filo in tensione da 220 volt. Non fatelo assolutamente, ma quindi vi fa vedere anche la resistenza appunto di queste forbici. Non mi sono fatto assolutamente nulla, è scattato il differenziale, ma io appunto non mi sono fatto assolutamente nulla, quindi era fatto bene anche l'impianto elettrico. Però appunto non fate queste cose a casa, voi, mi raccomando. Ecco qua che le mie forbici, a cui sono veramente particolarmente affezionato. Abbiamo poi qua all'interno abbiamo tutta una serie di chiodi, come voi vedete. Ora non ve li sto a aprire, però ci sono veramente chiodi e viti, proprio un po' di ogni sorta. Vedete che questi sono chiodi per cartongesso, questi sono degli altri chiodini più sottili, qua vi sono degli altri chiodi un po' più grossi, ci sono veramente chiodi un po' di tutti i tipi. Qua ancora degli altri chiodi, sono contenuti almeno un 5-6 tipi, paio di chiodi diversi. Non ve li sto ad aprire, proprio perché altrimenti il video verrebbe veramente troppo lungo. Abbiamo poi qua dei pezzi di carta vetrata, come voi vedete. Anche se la carta vetrata poi intera sarà appunto all'interno della scatola, all'interno della mia cassetta degli attrezzi, come anche le forbici dell'elettricista, quelle ancora più professionali. Quindi qua vi sono dei pezzi di carta vetrata, eccoli qua. Passiamo a questo. Questo è il nastro isolante, che, dato che sto per finire, ne ho già uno di ricambio, ma ne ho una cosa come 5-6 nei miei armadi, quindi veramente il nastro isolante, come le fascette, non mancano mai all'interno dei miei strumenti, delle mie cassette. Abbiamo poi qui le istruzioni di quello che erano quei fischiotti, di cui ho realizzato anche un video, infatti vi invito anche ad andarlo a vedere, che sono quei, scusate, non quei fischiotti, sono quei connettori autostagnanti che vanno scaldati, quindi sono delle guaine termorestringenti con anche dello stagno. Quindi per collegare due fili si inseriscono i due fili a sinistra e a destra di questa immagine, si vanno a posizionare qua in mezzo i filamenti di rame, e scaldando il tutto la guaina si termorestringe e questo stagno si fonde, andando a creare quindi una saldatura, come ho mostrato anche qui nell'immagine sotto. Ecco, questa è stata una delle varie interruzioni, proprio perché il mio telefono non mi permette di registrare più di 10 minuti di video in
4K. Quindi scusate la piccolo, il piccolo taglio. Quindi l'immagine qua sotto mostra quello che vi ho appena descritto. Abbiamo poi questa scatola che contiene tutta una serie di, come voi vedete, di viti, vitine, chiodini, tasselli, passacavi, tutto un chiodi più grandi, tutta una serie di cose che possono essere a loro volta utili. Abbiamo poi qui all'interno dei moschettoni. Quindi abbiamo dei moschettoni di questo tipo, appunto fatti in questa maniera, e anche un moschettone un pochino più convenzionale, che invece è quello di questo tipo, con sempre il blocco, come voi vedete, per andare ad aprirlo. Bisogna prima rimuovere questo blocco, dopodiché il moschettone si riesce ad aprire. Con il blocco inserito, ovviamente, il moschettone non si aprirà. Abbiamo poi come ultima cosa questo, che sono dei filamenti in teflon, che sono quelli che si utilizzano in PTFE, che sono quelli che si utilizzano al posto della canapa, diciamo, per andare a fare le giunte tra dei tubi, le giunte stagne, quindi che si mettono sui raccordi appunto delle tubazioni idrauliche, per andare a far sì che il raccordo, che la giunzione appunto sia stagna. Quindi si usa o questo filo o della canapa, canapa che è meno costosa, si usa di solito per i tubi di più grosse dimensioni, invece questo, che è un materiale leggermente più costoso, si usa ad esempio per raccordi più piccoli e per cose appunto di un diametro, per tubazioni di un diametro limitato. Andiamo quindi a riporre ora tutti i nostri oggetti. Perfetto, abbiamo riposto tutti i nostri oggetti. Andiamo ora a sollevare questa prima parte e scoprire il vero contenuto della cassetta degli attrezzi. Eccoci qua, abbiamo questa che è una forbice per potare, ve la mostro subito. È una di quelle forbici per potare che può andare a scatti. Quindi, ad esempio, andando a chiuderla, si riesce a fare un movimento completo con le dita e si va andrà a chiudere solo un terzo di questa apertura qui tra le cesoie e appunto sul supporto metallico. Dopodiché, con un altro gesto di questo tipo si andrà a chiudere di due terzi, e con un terzo gesto si andrà a chiudere completamente. Quindi serve appunto per distribuire in maniera ottimale la forza generata dalle proprie mani, dalle mani di chi sta potando, e per tagliare anche rami di grosse dimensioni. Quindi questa forbice l'ho presa tra l'altro a un evento di Euroflora a Genova, dove ho trovato questa forbice, che è veramente molto utile e che continuo a usare da allora. Ho anche una di queste lame di ricambio nelle mie stanze, e quindi quando si logorerà andrò a sostituire la lama, ma forbice veramente che ho trovato molto molto utile. Poi abbiamo qui, eccola qua dentro, ve la faccio vedere subito, così togliamo subito le cose grosse. Qui abbiamo una pistola per la colla a caldo, quindi voi vedete appunto la mia pistola con già anche una ricarica inserita. Quindi abbiamo la pistola per la colla a caldo, con questo supporto per far sì che non, la parte calda non vada sul tavolo, quindi rovinare delle superfici, con il suo grilletto, con la sua presa. Infatti vediamo che anche qua appunto una presa 220 volt normalissima. E poi abbiamo all'interno tutte le ricariche, quindi come voi vedete vi sono ricariche sia di colla gialla che di colla invece bianca, diciamo trasparente. Colla a caldo che utilizzo in alcuni miei lavori, che mi è tornata utile, quindi che tengo appunto al suo interno. Poi ecco qua un altro strumento molto utile, che anche questo utilizzo spesso, che anzi mi è stato regalato, quindi ringrazio anche chi me l'ha regalato. Eccolo qui, questa è una pinza amperometrica e tester della HT, quindi ha i suoi puntali ovviamente da poter inserire. Questa è una pinza amperometrica e tester della HT, e guardate com'è ben fatta, veramente un ottimo strumento anche da tenere in mano. Così andiamo ad aprire appunto la pinza amperometrica per far passare all'interno i cavi dei quali vorremmo misurare la corrente, e abbiamo poi tutte le impostazioni invece del tester su questo lato, e il puntale appunto da inserire qui. Questo è il monitor, e vi ho già fatto un video più preciso su questa pinza amperometrica, e vi ricordo anche quello di andarlo a guardare sul mio canale. Lo trovate cercando appunto pinza amperometrica sul mio canale, e potete guardare il video completo di questa pinza amperometrica e la recensione di confronto con un tester invece di più bassa qualità. Quindi anche in quel caso appunto potete fare il confronto con un tester di più bassa qualità. Abbiamo poi il mio seghetto, eccolo qua, un seghetto che mi è venuto molto utile, ad esempio, nell'adattare certe lampadine che non andavano perfettamente bene con il posto dove dovevo andarle a inserire. Ora non entro nei dettagli, comunque per adattare queste lampadine sono dovuto segare della plastica, ho utilizzato questo seghetto, seghetto ottimo anche per il legno e anche per il metallo. Ovviamente un seghetto più grande professionale per il metallo, come anche per una sega per legna, sono strumenti che ho ma che non ci stanno nella cassetta e non vi mostro ora. Quindi questo seghetto mi è comunque tornato molto utile, spesse volte per fare dei piccoli lavori di fai da te. Abbiamo poi le fascette, eccole qua. Io ne ho veramente molte, di quasi tutte le dimensioni, anche quelle grandi che reggono fino a 82-83 kg, adesso non ricordo di preciso, non prendetemi alla lettera. Comunque qua ne tengo ovviamente soltanto alcune, in particolare ho scelto il formato da 200x3,6, infatti sono utili per i cablaggi di cavi, per cose anche un po' più grosse, per delle tubazioni eccetera, perché sono abbastanza lunghe ma nemmeno troppo spesse, quindi se vengono tagliate non hanno neanche un ingombro così grande, diciamo. Quindi le tengo sempre, eccole qua, qui sono sempre le 200x3,6. questo è il pacchetto che questo qua sulla destra è il pacchetto nuovo, invece questo a sinistra è il pacchetto che sto ancora utilizzando. E per aprire io vado sempre a fare un piccolo taglio in questa zona, infatti restano perfettamente ordinate. Se si vuole andare a prendere una fascetta basterà fare così, spingerlo un po', ed ecco che da qua si può tirar fuori una fascetta, come voi vedete. Quindi restano molto ordinate, poi si può riporre il tutto, e in questo modo le fascette restano all'interno ordinate con la loro marcatura del modello, e non escono, ma se appunto bisogna prenderne alcune è molto facile anche andare a recuperarle.
Abbiamo poi, eccole qua, le altre fascette, invece quelle che sono un po' più lunghe, sono delle 300x4,8, quindi sono appunto più lunghe, infatti sono del 300 e anche più spesse del 4,8 rispetto alle 3,6 che vi ho mostrato prima. Queste invece le uso per appunto applicazioni dove serve una fascetta un po' più spessa, un po' più grossa, assolutamente non per cablaggio cavi, ma per altro tipo di attività, ad esempio per tubazioni o altre cose di questo tipo, quindi queste sono fascette un po' più grosse. Eccole qui, avevo delle altre 200x3,6 all'interno che ho tolto prima, diciamo off screen, che vi mostro ora, che erano sempre all'interno della mia cassetta, e abbiamo poi anche queste che sono sempre fascette del 200x3,6, quindi la misura che preferisco, ormai avrete capito, ma sono però bianche, quindi se vuol fare un lavoro e c'è del cavo bianco ad esempio, o comunque bianche stanno meglio in quella determinata condizione, si possono usare questo tipo di fascette. Eccoci qua, abbiamo poi il martello, eccolo, immancabile, non lo sto a descrivere perché è un martello, quindi mi perdonerete se non lo descrivo. Abbiamo poi, eccole qua, le mie forbici professionali da elettricista, che sono quelle dalla USAG, che hanno anche, delle quali ho fatto un video, quindi vi ricordo ancora una volta di andarlo a vedere, sempre cercando forbici da elettricista sul mio canale, se non l'aveste ancora fatto. Eccole qua, che hanno anche questo supporto per essere messe a cintura, o per essere appese, o per essere appunto inserite in una cintura. Io lo uso molto spesso a cintura, sono veramente molto comodi, facendo così si vanno ad estrarre. Eccole qua, sono forbici veramente, scusate, si impugnano in questo modo, sono forbici veramente molto, molto professionali, hanno anche al suo interno una piccola funzione di spelacavi, quindi quelle che vedete indicate con i numeri 4, 2 e mezzo, 1 e mezzo, sono appunto i cavi che si possono andare a spelare direttamente invece che con le lame della forbice con questo tool, e vi è anche una piccola crimpatrice, quindi una piccolissima crimpatrice su questo lato, crimpatrice che invece vedremo appunto in seguito. Quindi andiamo ora a riporre le mie forbici e andiamo a vedere il resto del contenuto della cassetta. Abbiamo del WD-40, anche qua indispensabile, qui tengo questo piccolo boccettino con il suo beccuccio di plastica, ma ne ho ovviamente di misure più grosse anche esterne a questa cassetta, quindi abbiamo il nostro WD-40. Abbiamo poi carta vetrata, eccola qua, io ho scelto questa perché è un po' universale, diciamo, in questa grammatura, infatti come voi vedete può essere usato un po' per scopi diversi, quindi ho scelto questa grammatura proprio perché è un po' universale. E ho anche due saponette, però sempre fatte da me con dei pezzi di legno e con due carte vetrate, che invece utilizzo per andare a scartavetrare. Questa è una grana fine, questa invece è una grana molto più ruvida, per andare a scartavetrare delle superfici. Ad esempio con questa vi ho scartavetrato la girante della pompa centrifuga, girante della pompa centrifuga di cui trovate il video esplicativo, quindi video spiegazioni di cos'è e come funziona una girante di una pompa centrifuga, sempre sul mio canale, quindi vi invito a vedere anche quel video. Questo è un po' un video richiamo anche a tutti gli altri video che ho fatto singoli su questi strumenti. Quindi eccole qua le mie due, diciamo, saponette, le due mattonelle di carta vetro che uso appunto per andare a scartavetrare, una grana più spessa e una grana invece più fine. Passiamo ora ad altro, abbiamo poi ovviamente l'immancabile scotch di carta, eccolo qui, con l'immancabile anche scotch da pacchi, diciamo quello marrone, eccolo qui all'interno, lo vediamo subito, e anche come scotch di carta abbiamo anche quello più sottile. Questo mi è utile anche per etichettare qualcosa, ad esempio per etichettare delle piccole cose, anche se ormai con la mia nuova etichettatrice JC Label Marker Pro ne uso veramente poco, proprio perché ho un'etichettatrice che ho recensito anch'essa in un video apposito, fatto tra l'altro molto bene, vi invito ad andarlo a vedere, e quindi utilizzo spesso quell'etichettatrice. Comunque comodo anche questo nastro, tipicamente da pittura, diciamo. Ecco poi qui che abbiamo la nostra spelacavi, quindi una spelacavi in questo caso della Dexter, non molto professionale, ma che per ora mi ha aiutato a fare tutto quello che dovevo fare. Quindi il cavo è inserito in questo caso da questo lato, questo è per regolare questo componente arancio, per regolare la lunghezza appunto della parte che si vuole spelare, poi in questo modo il cavo va appunto a spelarsi. E questa rotella è per regolare l'intensità della presa di queste due parti sul cavo, e poi abbiamo anche qua all'interno, vedete, un piccolo strumento per andare a crimpare. Quindi appunto questo che vediamo, un piccolo strumento che si usa appunto per crimpare sempre cavi elettrici. Quindi questo ve l'ho mostrata, che è appunto la mia pinza spelacavi, anche qui non molto professionale, ma per un utilizzo fai da te va veramente bene, va benissimo. E poi qui abbiamo la crimpatrice che serve, come voi vedete, ad esempio qui abbiamo la possibilità di crimpare o dei cavi RC45, quindi dei connettori Ethernet, oppure anche connettori telefonici da più pin o da meno pin, quindi sempre con questa pinza appunto a crimpare. Quindi questa è la mia crimpatrice. Passiamo poi ora a questi, che sono dei pennarelli indelebili, come ho tenuto, vi ho spiegato il perché ho tenuto l'altro, ho tenuto anche questi proprio per lo stesso motivo, ovvero per andare a segnare, a marcare su metallo, su legno, su plastica, dei punti in cui dovevo fare ad esempio dei lavori. Quindi ecco qua i pennarelli appunto indelebili. Questa è con una punta per il silicone del quale abbiamo anche qui un foglio che si trovava dietro un tubetto, una spiegazione. Comunque questa che è appunto una punta per silicone, in particolare per silicone che si utilizza tramite la pistola per silicone che ho anche quella, ma non ci stava nella cassetta, quindi non sono andato ad inserirla. Quindi ecco qua una punta che serve appunto per andare a sparare il silicone. Abbiamo poi
questo strumento, che sono sicuro vi ha incuriosito fin da subito, e che veramente, vi spiego subito cosa serve, non vi faccio restare sulle spine più di tanto, ma è uno strumento che permette di andare a svitare praticamente qualsiasi rompigetto dai vari lavandini, dai vari rubinetti di casa. Quindi voi sapete appunto che i rompigetto, chiamati anche aeratori proprio perché vanno ad aerare l'acqua, spesso si intasano proprio perché hanno presente un filtrino e magari delle sporcizie nelle tubazioni, magari il vostro comune fa dei lavori sulla rete idrica del vostro paese, eccetera, quindi si creano dei residui che vanno a intasarli. Ecco che con questa pinza è possibile andare a rimuovere qualsiasi tipo di aeratore, e in particolare i più comuni sono quelli che si svitano mediante questo strumento, quindi questo che vi sto indicando ora è quello sul retro, ma comunque ci sono anche tutti gli altri strumenti possibili per andare appunto ad aprire questi aeratori, pulirli, poi rimontarli e serrarli nuovamente. Abbiamo poi una serie di pinze, quindi abbiamo qua la classica pinza, non ve la sto a descrivere anche perché questa è appunto una classica pinza. Abbiamo poi il pappagallo, eccolo qua, quindi voi vedete appunto il pappagallo, pinza pappagallo. Abbiamo poi una tenaglia di quelle per tagliare ferro, comunque fil di ferro, comunque delle reti metalliche, delle cose in ferro, quindi ecco la tenaglia. Abbiamo poi una forbice, che è una forbice, diciamo questa normale, non è prettamente da elettricisti, ma è molto comoda perché quando si deve andare a pulire o fargli manutenzione, in questo modo si sganciano le due lame, come vi sto mostrando ora, e quindi si può andare a pulire perfettamente, andare a creare veramente una superficie pulita sul quale lavorare la prossima volta. Quindi molto comoda questa funzione perché permette di appunto sganciare le forbici e andare a pulire fino a fondo, quindi le ottengo, le utilizzo nella mia cassetta degli attrezzi. Vi ho poi, intanto la cassetta si è ribaltata perché non ha più contenuto, vedete che è loggata anche da questo lato. Ci sono poi questa serie di chiavi inglesi che sono le misure più comuni, quindi quelle che più frequentemente vado ad utilizzare, le altre sono appunto in una stanza apposita, comunque non questa, diciamo con questa riesco a fare più o meno tutti i lavori di fai da te convenzionali che si vengono a creare, che mi si presentano, insomma. E poi abbiamo questa invece che è quella pinza che va appunto a bloccare, come voi vedete con questa vite si regola la sua apertura, così è molto chiusa come voi vedete, così invece resta un po' più aperta, e quindi serve appunto per andare a svitare dei tubi, andare a bloccare delle cose ad esempio mentre si vanno ad incollare, eccetera. Comunque anche questa è una pinza molto molto comoda e molto molto utile. Ultima cosa che vi porto in descrizione è questa, che non era ancora inserita nella mia cassetta degli attrezzi perché la sto usando, diciamo, molto spesso, quindi era esterna, che è la mia etichettatrice GC Label Marker Pro. E di questa etichettatrice ho fatto una recensione in particolare molto dettagliata e molto ben fatta, che troverete sempre sul canale. Come voi vedete qua si apre, qui possono essere inserite le cartucce, che possono essere o queste bianche o anche quelle più larghe, rimuovendo questo fermo, diciamo, che c'è all'interno dell'etichettatrice, oppure anche quelle da cavo, quindi quelle per andare a etichettare dei cavi, ad esempio Ethernet, telefonici, di rete, eccetera. Quindi si apre appunto in questo modo. E questa è appunto un'etichettatrice Bluetooth, quindi vi è un'applicazione sul cellulare che permette di andare ad impostare e a disegnare qualsiasi cosa si voglia sulle etichette, quindi numeri, lettere, cifre, parole, codici a barre, codici QR, piccole emoticon, qualsiasi altra cosa. Si può andare appunto ad impostare col cellulare, poi si dà il print, si dà il comando di stampa e viene stampato appunto da questa etichettatrice. Quindi molto molto utile anche questa etichettatrice. Quindi il video per oggi è finito, io spero che appunto il video vi sia piaciuto. Andiamo a richiudere intanto la mia cassetta, così da farvi vedere la parte superiore loggata. Spero che il video vi sia piaciuto, per qualsiasi dubbio o chiarimento potete scrivere un commento qua sotto. Per approfondimenti sugli altri prodotti potete o guardare i video dedicati, oppure appunto chiedermi sempre nei commenti qua sotto. Io vi ricordo anche inoltre di iscrivervi al canale, infatti dovete sapere che ben il 99% delle persone che guardano i miei video non è iscritta al canale, quindi se vi iscriveste saremmo davvero decine di migliaia probabilmente, vi ringrazierei, sarei molto molto grato. Quindi vi invito a iscrivervi qua sotto cliccando appunto il pulsante subscribe e anche la campanellina accanto del video, in modo da rimanere aggiornato su tutte le novità del canale direttamente appena uscite. Quindi vi invito ad iscrivervi e cliccare la campanellina, e direi che per questo video è tutto. Io vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti dal Bibatti Tech Channel.